Buongiorno a tutti dalla suonamanica.com, un sito tutta la magia. Oggi per la serie provato per voi andremo ad analizzare l'effetto Decision della Alakazam. Se poi vi dovesse piacere e volete acquistarlo, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione al video. Questo è un effetto di previsione del futuro, per cui molto utile nelle routine di mentalismo. È molto pratico da portarselo dietro perché è composto da solo due carte, sì o no, ha un reset pressoché immediato ed è anche molto facile da capire per lo spettatore, per cui è un effetto molto forte e c'è anche una versione bianca, senza le scritte sì o no, che può essere personalizzata con la scelta che volete, per esempio testa o croce, pari e dispari, rosso o nero. Ora vi do una piccola dimostrazione di come funziona. Le due carte sono date allo spettatore affinché le controlli e le tocchi con mano, niente di strano. Le due carte vengono messe in tasca, io le metterò qua sotto il tavolo e ne scelgo una da tirare fuori, semplicemente questa qua. E questa sarà la previsione alla mia domanda. Rimane in vista dall'inizio del gioco, per cui chiediamo per esempio al mazzo se la carta sulla quale andrò a tagliare è rossa. Rossa, sì. Bigliettino, yes. Ta-da! Molto facile, come potete vedere. Io posso anche rifare lo stesso gioco, ne tiro fuori una e questa volta userò la moneta. Testa? Ping. Testa, sì di nuovo. Vedete un po'? Yes. Guardate anche per altre occasioni. Guardate bene, vado a scegliere adesso un'altra carta, la metto qui. Avete messo un like già a questo video? No? Caspita. Allora, finite il video e poi aggiungetemi un bel like, perché questo effetto alla fine di tutto può essere di nuovo dato in mano allo spettatore affinché controlli nulla di strano e voi le avrete sempre azzeccate tutte. Alakazam in vendita su lassonelamanica.com. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima!